fra Pompei, Ercolano, Bosco Reale, Torre del Greco, Portici, un po' più su Campi Flegrei, Baia, Città Sommersa, abbiamo cose uniche al mondo che non siamo stati capaci di valorizzare fino in fondo. Bene, questo museo, insieme con il Museo Virtuale diretto da Gigi Vicinanza, Ercolano, che è un altro gioiello dal punto di vista culturale, può essere uno dei punti di forza del rilancio turistico-culturale di questo nostro territorio e della realizzazione di un sistema di reti fognarie che non avevamo in questo territorio. Abbiamo potenziato il depuratore di Castellammare, sono in corso progetti per il collettamento delle acque delle reti fognarie verso i depuratori. Dobbiamo avere un mare limpido e balneabile per tutto l'anno. Il Golfo di Napoli deve essere completamente depurato. Questo è l'obiettivo a cui stiamo lavorando e già, ripeto, siamo a buon punto. Allora, come vedete, non è un intervento isolato. È un pezzo, questo museo, di un grande piano di rilancio culturale, turistico, ambientale, economico di tutta l'area vesuviana.